Anzi, mi piace usare un'altra espressione, sì, corona, con l'intervista al linguista, ricercatore e formatore in comunicazione Alessandro Lucchini. Benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie di aver accettato il nostro invito, intanto. Grazie a voi, grazie. Cercare di eh, arrivare un po' al cuore di tutto quello che abbiamo voluto raccontare in queste storie, nelle storie che abbiamo registrato al Centro Benedetta Dintino di Milano con Tiziana Cicchinelli piuttosto che con Mercedes Martini o con Federico Gerini e Stefano Guazzo. Allora ehm, entrerei proprio mh, eh, subito nel cuore della questione relativa all'importanza di una comunicazione nell'ascolto che non sia solo basata sulle parole perché abbiamo visto in questo nostro viaggio quanto eh, si possa comunicare e al tempo stesso ascoltare non solo utilizzando appunto le nostre orecchie. Allora, quanto è importante il corpo nella comunicazione? Alessandro Lucchini. Beh, innanzitutto grazie per avermi posto una domanda in cui c'è una volta la parola corona e due volte la parola cuore. Non mi era mai capitato e quindi grazie per questa prima assoluta. Eh, questa mia frase sembrerebbe voler dire invece che le parole sono molto importanti. Sì, ovviamente le parole sono importanti, però come lei ha dimostrato già nel modo di, di porgere la domanda, le parole sono importanti se sono poi corredate da tutto il resto. E tutto il resto è la voce, il tono, lo sguardo, la postura, eh, la mimica, no, la. la la deambulazione, adesso noi siamo seduti, però siamo italiani, muoviamo le mani. Mm, moltissimo, moltissima è l'importanza del, del corpo sia nell'oggetto dell'ascolto, cioè nella persona che io sto ascoltando, sia nel mio modo di ascoltare, cioè sia l'ascoltato sia l'ascoltante. Ehm, Muovono il loro corpo e guarda, guarda anche quando siamo al telefono, il telefono normale, non la piattaforma di videochiamata. Quando siamo al telefono, ciao, cosa c'è? ecco Cosa c'è? Te lo dice la persona che ti. dal ciao, eh, perché sente dalla voce che hai un corpo un po' eh, no, accasciato. Oppure ciao. Ecco, mh, il corpo conta moltissimo. Qualcuno che studia. Gli studiosi di questa, di questa parte dicono che oltre il 90%, di quello, che, 90 di quello che arriva, non di quello che parte, ma di quello che arriva all'altro, eh, non c'entra niente con le parole. Per cui, se io riesco a dirle una parola che ha intorno tutto il resto, non so, dico la parola grande e con le mani faccio un gesto grande, lei ci crede al mio grande. Se dico abbiamo una grande opportunità, eh, lei non ci crede. Quindi moltissimo le parole, il, il, diciamo, il corpo, la voce, lo sguardo, tutto il resto intorno alle parole. E, e la nostra capacità di ascoltare una comunicazione che appunto è molto complessa, ha un tempo finito? Cioè la nostra capacità di ascoltare si esaurisce dopo un po'? Beh, dopo un po' si esaurisce tutto, credo quasi tutto quello che ha una vita, si esaurisce, eh, diciamo nel contesto direi... Ovviamente la, la, la durata del mio ascolto è proporzionale al mio interesse nei confronti della cosa ascoltata, è proporzionale alla mia stanchezza, alla mia concentrazione, però è chiaro che viviamo in un mondo in cui da due anni, per esempio, siamo inchiodati davanti a cioè chi fa lavori diciamo, di, 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 di relazione, di comunicazione, davanti a uno schermo. Con una cosa che suona, con quell'altro che ti, ti, ti interrompe, con la mail che sta arrivando, no? per cui è chiaro che siamo molto, abbiamo un'attenzione molto dispersiva. Nello specifico sull'ascolto ci sono delle ricerche che fanno un po' rabbrividire, per esempio, posso fare io la domanda a lei? È, è lecito, è ah, Certo. Eh, non so che esperienze lei, eh, lei abbia con il mondo medico. C'è una ricerca inglese pubblicata su una rivista di medicina che dice quanto tempo i medici di medicina generale, quelli di base, insomma, ascoltano il loro paziente. Non che stanno lì, che lo ascoltano proprio, eh? cioè, cioè si stanno dentro e ascoltano solo il paziente. Secondo lei, quanto tempo dura l'ascolto del medico nei confronti del paziente? Poco, però non riesco a quantificarlo. Quindi penso che mi dovrà aiutare. La ricerca dà un numero che è abbastanza preoccupante, dice 22 secondi. Non che do il ventitresimo secondo non ascolti più, però comincia il medico inglese comincia a sporcarlo il proprio ascolto di altro. Loro chiamano proprio pure listening, pure, nel senso di puro, totale. Magari arriva uno che fa così e io lo saluto, e in quell'istante il paziente mi ha detto sinistra, io torno e gli chiedo: scusi da che parte le fa male. Oppure mi ha trillato il cellulare, è chiaro che non mi metto a rispondere. Chiaro cioè sarebbe bene che non mi mettesse a rispondere, però il mio pensiero non va sarà mica caduta la mamma, sarà mica rimasto per strada, il mio figlio. No? Quindi è molto difficile avere un'attenzione focalizzata. La stessa ricerca dice che se il medico riesce ad. Adesso non ce l'ho con i medici, mancherebbe altro. Ehm, però è una professione in cui l'ascolto è determinante per poter poi dare l'anamnesi, una, una, un per poter dare una diagnosi e poi la terapia. Se il medico portasse al, a 90 secondi, che però vuol dire più di quattro volte tanto, l'ascolto puro, in 90 secondi di media un paziente espone tre quarti mi pare o quattro quinti non ricordo bene di quello che deve dire cioè in un minuto e mezzo dà il grosso del suo racconto e quanta, quante cose il medico nel frattempo si è perso sarebbe interessante allora capire se l'ascolto si può allenare o se è più facile allenarsi a comunicare correttamente eh, beh colgo in questa sua domanda mm, mm un out out più facile allenarsi ad ascoltare o a, o a comunicare ecco io faccio fatica a distinguere perché l'ascolto è parte della, della comunicazione mm, resta un attimo sull'ascolto io tengo corsi di, di public speaking di, di scrittura però ecco sembra che bisogna allenarsi a tirare fuori no? a portare fuori Bisognerebbe allenarsi a mettere dentro prima di tirare fuori. Adesso magari detta così non è elegantissima, però sembra che per ascoltare basti stare lì. E invece ascoltare eh, è, una, diciamo è una tecnologia, no? non digitale, è una, è una tecnica del nostro cervello che alleniamo in maniera un po' istintiva. Eh, chi fa profess svolge professioni molto legate all'ascolto, penso ai medici, penso agli insegnanti, penso agli psicoanalisti, agli psicoterapeuti, penso ai magistrati, penso agli investigatori, penso alle mamme, ai genitori, no, sono molto attenti nell'ascolto, a un certo punto sviluppano proprio una, eh, un metodo di ascolto, per esempio isolarsi da tutto il resto per 90 secondi, eh, sarebbe una bella cosa come io mi sto sforzando di fare con lei e lei credo eh, con me. Eh, e poi andare a riconoscere alcuni aspetti di ciò che ascoltiamo e pesare, alcune parole pesano più di altre, alcuni eh, pezzi di frase pesano più di altre. Per cui una volta che abbiamo raccolto un, un racconto, una storia, un... Insomma, un, un un suo output diventa un mio input, eh, cosa me ne faccio? Dove lo registro nel mio cervello e come lo uso per eh, favorire la relazione con l'altro? Ecco, appunto, mh, questo aspetto, lei ha detto la parola relazione ed è una cosa che eh, ci ha colpito molto, soprattutto visitando il centro Benedetta Adintino di, di Milano, dove si pone la relazione come premessa essenziale per insegnare a comunicare a persone gravemente disabili che non hanno inizialmente questa capacità. Io personalmente non ci avevo mai pensato, credevo che fosse una tecnica. Invece ci hanno spiegato che se non si mette in premessa la relazione e quindi la mia disponibilità all'ascolto, l'altra persona non impara a comunicare. È veramente un cambio di prospettiva, almeno per me lo è stata. Mi ha Colpito molto questa cosa. Forse vuol dire che dobbiamo ricordarcelo un po' oggi, questo, che c'è la relazione, non solo la comunicazione tecnica. Sì, allora qui dipende un po' anche dalle scuole di pensiero. C'è chi, ci sono scuole per cui relazione e comunicazione sono sinonimi e altre che le distinguono molto bene. Ci sono altre scuole di pensiero che considerano sinonimi informazione e comunicazione. Per esempio oggi li chiamiamo i mezzi di comunicazione. No? Lei lavora in una radio, in una televisione. È, un, è comunicazione o è pura informazione? Ma molti anni fa era solo informazione, non c'erano gli, gli, gli ascoltatori, gli spettatori che potevano interagire. Oggi c'è già una, una comunicazione, cioè una messa in comune. Questo genera una relazione. Cioè anche quando io no, non ascolto il suo programma, però da quando l'ho conosciuta, siamo in relazione. Superficiale, molto intensa, dipende da, no, dal, dal, da quanto ci investiamo. Eh, la relazione viene sicuramente prima: re lato, re fero sono parole che vengono dal latino. No? Co comunicazione vuol dire comunis agere, fare qualcosa in comune, mettere qualcosa in comune. Relazione vuol dire re fero, re fers, re tuli relatum: cioè riporto, ricevo e riporto. E una madre con il suo bambino appena nato è in relazione. Anche se non è in comunicazione, perché no, 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 non, non c'è nessuna tecnica in quel momento: è tutta natura, è tutta istintività. Eh, anche se non comunichiamo, nel senso, non ci mandiamo messaggi, non, 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 non ci mandiamo mail. Però, con le persone che io amo, io sono in relazione, o anche con le persone che detesto, sono in una relazione affettiva, eh, professionale, e la relazione. Cioè, il modo di essere tra due o più soggetti influenza moltissimo, guida la comunicazione. Sarebbe bene che succedesse anche l'opposto. Cioè, io potessi agire sul modo di comunicare con lei per migliorare la relazione che ho con lei. Eh, questo è il nostro lavoro, diciamo, di chi si occupa di, di, di relazioni di aiuto, di comunicazione, di dialogo, di parole, di, di, di silenzi altro modo di comunicare meraviglioso è il silenzio. Assolutamente, perché questo può generare anche un cambiamento in chi ascolta. Il silenzio mette in moto in qualche modo chi sta ascoltando. Quindi il silenzio è parte della comunicazione, corretto? C'è un detto molto famoso nel mio mondo che corrisponde a una sioma, cioè una di quelle leggi universali, eh, che dice non si può non comunicare. Non si può non comunicare. Facciamo un esempio. Voi, lei ha un'azienda, da per 30 anni partecipa a una fiera del suo settore, turismo, abbigliamento, quello che è. Tutti si aspettano che lei partecipi anche quest'anno, quest'anno lei non va. Non comunica, ma non stiamo scherzando, comunica che non ci sta andando. No? E quindi se lei non dice qualcosa o non scrive qualcosa di specifico... Gli altri, siccome nel nostro cervello il silenzio è impossibile, il vuoto, scusi, è impossibile, io mi aspetto di vederla, non la vedo e cominciano a partirmi i miei film. Ah, non stanno andando bene col business. Ah, stanno per essere comprati da qualcuno. Ah, non credono più in questo. Ma scusi, lei userà WhatsApp. Lei manda un messaggio. No, come si chiama? Baffetto Due baffetti, ah è arrivato. Due baffetti blu, perché l'hai vista, maledetto. Sta scrivendo, eh, lei sta lì e aspetta, e poi online, quello se ne va, e poi esce proprio, non ha, non ha scritto niente, ma quante robe ha comunicato, volente o nolente? Quante robe sono arrivate nel suo eh, cervello? Eh, insomma, è, è un lavoro, <ride> è anche piuttosto complicato. Il silenzio è... È una forma di comunicazione importantissima. Peccato che sia, o per fortuna, è ambigua, cioè vuol dire un sacco di cose. E un'altra forma, un altro aspetto della comunicazione su cui immagino lei dovrà lavorare parecchio è la differenza fra fatti, percezione e racconto di quei fatti. Ci aiuta ad entrare un po' di più in questa differenza perché mh, la conosciamo, ma approfondirla. Ci aiuta anche a distinguere un po' i vari livelli di comunicazione con cui interagiamo tutti i giorni. Eh, Guardi, mi viene un esempio. Io ho qua questo oggetto, non so se, se si vede. Se io le chiedessi che cos'è, secondo lei, questo oggetto? Una penna. Una penna. A parte che è una matita, ma fa niente, facciamo finta che sia una penna. Okay. È una penna per lei, cioè è un fatto, anzi è proprio un manufatto, no? è fatto di plastica, di metallo, eccetera. Il fatto che sia una penna di questa marca, con questo colore, questa, è solo un fatto. Per me, cioè la mia percezione di questo fatto non c'entra niente con quella che è la sua percezione, perché per me questo è un ricordo. Di una persona per me importantissima, cioè non è un pezzo di plastica, per me questo è mio padre nella fattispecie, in un momento molto particolare. E il fatto che io la tenga qui e non nel mio astuccio dove stanno le altre, è la mia percezione, non è il fatto, è il, è il, è il valore che questo pezzo di plastica rappresenta per me. E se io mi metto a raccontarle perché questo oggetto è così di valore per me, io innesto. Eh, un procedimento narrativo. No? Le, le, lei fa mestiere, il mestiere che fa, lei tratta dei fatti, però il, mo, il modo in cui lei li percepisce, se, se li rappresenta quei fatti, influenza il modo in cui li racconta gli altri. Eh, noi questa storia la, la diciamo, schematizziamo in una formula. R, 2R, 3R. R significa realtà. 2R significa rappresentazione della realtà. Cioè, questa è la città di Chiavari. La mia rappresentazione della realtà di Chiavari non è Chiavari, è la mia rappresentazione. Il racconto è quello che io vado in giro a dire sulla città di Chiavari. Se io ci ho passato delle vacanze meravigliose, dirò che Chiavari è meravigliosa. Se mi hanno tagliato le gomme e rubato la macchina, Chiavari rimane Chiavari, ma io dirò delle cose diverse. Pensiamo alla guerra. Chi la vive da vincente, chi la vive, oh, usciamo dalla guerra, a una partita di calcio, come mai il racconto del vincitore è diverso da quello del perdente? C'era il rigore, no, non c'era il rigore. La realtà è oggettiva, ma ciascuno di noi la percepisce in un certo modo e la racconta in un altro modo ancora. È bene, credo sia onesto e salutare, tenere ben distinti questi tre ambiti, perché sennò c'è cioè, chi pensa di avere in testa, in tasca, la verità. Rischia il delirio di onnipotenza. E quindi il conflitto con gli altri. Ecco, ehm, nel nostro racconto della rappresentazione della realtà RRR, usiamo molte parole. Sono infinite le parole, o perlomeno, eh, quante ne possediamo? Eh, questa domanda si ricollega a quella di prima. Allora, se io le faccio vedere, scusi, questo oggetto. Eh, al di là della marca, un dizionario della lingua italiana. Oggi possiede contiene circa 180-190.000 parole. Eh, non so se si vede, vabbè, adesso lo lasciamo stare. Il, il, quello più ricco, più, in, più, più profondo, più, più intenso, quello blu, là dietro, ne contiene 465 mila. Perché ci sono queste qui, più le parole dei cosiddetti dis, diz, dizionari italiani speciali, quelli di settore, il medichese, la sicurese, la, il matematichese, eccetera. Un conto è la R, la realtà. Un conto, cioè quante parole esistono. Un conto, quante noi ne conosciamo, no? ne, ne percepiamo. E un conto è quante ne usiamo. Vede che torna la R, la doppia R, la tripla R. No, mh, più uno studia, più uno diciamo, cioè, legge no? I, in camera, più ricco è il proprio vocabolario soggettivo. Un conto è il vocabolario oggettivo, un conto è il vocabolario soggettivo, e poi un conto è il vocabolario che noi attivo, quello che noi usiamo quando parliamo o scriviamo con gli altri. Perché le persone non si capiscono spesso eh, perché la parola positivo, due anni fa voleva dire che va bene. Adesso vuol dire che guai. No? La parola tamponare fino a due anni fa voleva dire che ti venivano addosso con la macchina, adesso vuol dire che ti infilano una roba che non è bellissima. Mm, ci sono parole che hanno significati. Ospite è quello che ospita o quello che viene ospitato. Eh, tutte e due. Questa meraviglia di lingua ha dei, delle bucce di banana. Sulle quali io campo, quindi grazie alla lingua che è ambigua, così bisogna studiare. E poi c'è anche il tema del valore che noi attribuiamo alle parole, che molto spesso è diverso da persona a persona e anche da cultura a cultura, insomma, dipende anche molto da dove uno è cresciuto, quello che ha respirato, quello che ha mangiato, insomma, a livello di apprendimento. Quello che ha mangiato, bellissima espressione, si ricollega alla sua prima domanda dell'aspetto fisico dell'ascolto e della comunicazione eh, mi viene in mente questo eh, visto che ho parlato di positivo e no, di negativo penso a un medico eh, lei sa che in inglese l'aggettivo va messo prima del sostantivo non si può dire ho letto un libro bello bisogna dire ho letto un bel libro in italiano può essere tutte e due se io sono eh, un, un ascoltante e mi rendo conto di dove mette l'aggettivo la persona che ho di fronte mi converrebbe fargli la stessa cosa metterlo nella stessa posizione, così parliamo, non dico la stessa lingua, ma una lingua che si sintonizza. Se io sono un paziente e le dico, dottore, eh, ieri ho fatto la mia solita passeggiata nel piccolo giardino sotto casa e a un certo punto ho sentito un improvviso dolore qui, lei che fa il medico si renda conto che ho detto qui e non qui? No? Il, il, è una roba che ha a che fare col torace e non con il però si rende anche conto di dove metto l'aggettivo cioè mi ascolti con amore e noterà che ho messo tre volte l'aggettivo prima solita, passeggiata piccolo, giardino improvviso, dolore e quando sarà il momento di darmi la, il farmaco mi dica guardi questa è la migliore terapia che posso suggerirle se mi, mette, cioè, se mi ascolta bene lei fa delle cose fa, prende delle scelte simili alle mie e quindi riduce il rischio di incomprensione. Si chiama poi alla fine empatia, si chiama feeling, si chiama partecipazione, chiamiamola come vogliamo, ma l'ascolto è proprio, è una porta, è il cuore che lei ha citato nella sua prima domanda due volte. Apro il mio cuore, poi non è detto che debba essere d'accordo con lei, però comprendo il suo punto di vista e ci ragiono, perché può darsi che alla fine abbia ragione lei e allora io vengo di lì. Ecco, questo eh, mi porta... Mi mi porta a dire che ci sono tanti modi di ascoltare. L'ascolto non è univoco. Eh, L'ascolto è uno delle, degli sport più plurimi del mondo, a parte che ci sono eh, migliaia e migliaia di lingue nel mondo. Eh, stamattina facevo un, un corso con una persona sorda che grazie a delle protesi riesce comunque ad ascoltare diciamo, il, il grosso della... e mi ha veramente emozionato la profondità, la precisione del suo ascolto. Adesso non voglio dire che eh, c'è un rapporto di causa-effetto, siccome è sordo di, 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 dalla nascita, poi ha trovato un sistema di, di, di riduzione di questa disabilità e allora è diventato più attento, però il risultato è questo, si può ascoltare tantissime elementi, per esempio, ascoltare nel senso di dare attenzione al non verbale, dare attenzione alle pause tra una parola e l'altra, ascoltare il tono, ascoltare la velocità. Ci sono persone che parlano in questa maniera qui e ci sono persone che parlano in questa maniera. Ci sono quelli che Non è che si sono. Bolle... no La pausa non è un gancio attenzionale, lei che soggiace ai tempi televisivi, ne sa bene. Eh, eh, cosa succede? Ah, eh, sei frizzato, no, non è frizzato, sta respirando. E se respira quello là facile che respiri anche tu no? in una relazione dialogica, non dobbiamo fare tutto, tutto. tutto, tutto. Cioè, non è che vince chi, chi finisce prima la frase, se cioè, devo dirle una cosa che rischia di colpirla o di insomma, scuotere nel cuore. Mi devo prendere il tempo, le pause, i volumi necessari perché lei possa ascoltarla e viceversa. Gli ultimi dati sono usciti proprio adesso, non ricordo, ma mi pare qualche giorno fa. Dicevano che mh, eh, i podcast hanno una, continuano ad avere una crescita nel gradimento appunto del pubblico. E, e in effetti si nota no? questa cosa che... È, ci piace ascoltare, Beh, però mi chiedo in questo periodo in cui a me sembra che siamo un po' tutti distratti, perché ci piacciono tanto i podcast? Perché ascoltiamo tanto? Forse perché consideriamo l'ascolto un'attività a basso consumo? È per questo? Allora, a basso consumo possiamo considerare lo stare lì e nel frattempo spolvero, giro il sugo. Io credo che i podcast abbiano. Un grande vantaggio, a parte che io sono un, 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 uno sfegatato dell'ascolto, per cui evviva i podcast per tutta la vita. Mi consentono di camminare e di riflettere, mi consentono di guidare e di riflettere. Eh, C'era una canzone di quando ero giovane che, si, che diceva: Amo la radio perché arriva tra la gente, ecco, amo, amo i podcast perché. Eh, pur non essendo in realtà comunicazione quella è pura informazione cioè il giornalista, l'esperto che ci butta giù il tuo messaggio è, è broadcast, no? è da uno a, a tanti però mi consente di, fare, di stare sulla ciclette, di fare dell'altro però di dare molta attenzione a quello che quello sta dicendo cioè faccio dell'altro ma sto molto attento perché mi passa da qui e mi va direttamente al cervello diverso è un film che insomma se, se, se lo lascio acceso, mia madre teneva accesa la televisione nella sala perché diceva che faceva bene alle piante, che le piante tenevano, adesso, probabilmente è vero anche non lo so, però un conto è tenere, diciamo, eh, tenere un po' di rumore per sentire compagnia, eh, un conto è ascoltare un podcast di 20 minuti, di 10 minuti, di un'ora, una lezione, che, che ti dà il tempo di ascoltare, fermarti, tornare indietro se non hai capito bene quella cosa, per cui è in diretta ma è anche, eh, lo puoi riascoltare. Cioè credo che il podcast sia veramente uno, uno strumento molto democratico e credo che anche nell'insegnamento, nella didattica, avrà un grande eh, futuro, nella didattica insomma, scolastica e universitaria. Siamo, siamo in conclusione, le chiedo solo l'ultimissimo flash, l'ultima riflessione ehm, mi, sembra, mi sembra questo, noi abbiamo voluto riflettere sull'ascolto in questo tempo molto particolare dopo due anni di pandemia, in cui la sensazione che personalmente ho avuto è che si siano moltiplicate le storie, perché quello che ci sembrava relativo alla pandemia ha assunto un grandissimo valore, nella sua attività professionale ha visto che, anche lei questo, che Mm, le storie hanno assunto un peso specifico maggiore per noi, per cui eh, le, le seguiamo di più, ci appassioniamo di più perché la grande storia che abbiamo vissuto è diventata la nostra storia quotidiana nella pandemia e adesso, purtroppo, anche nella drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo. Le storie sono, sono la nostra vita. Diciamo che in questi due anni mi fa piacere che lei abbia detto dopo la pandemia, per cui la consideriamo già un episodio concluso. No? Eh, I have a dream, evviva, però, già questo fatto che ci stiamo dicendo è una storia. Cioè, se avessimo detto durante la pandemia sarebbe stata una storia, dopo la pandemia, prima di Cristo e dopo Cristo, prima della prima guerra e dopo la seconda, cioè, eh, le storie mh, accompagnano la nostra vita. La cosa, che secondo me, interessante e leale è considerare che la storia non è la realtà. La storia è il racconto che lei fa di una realtà e che io faccio di una realtà. Sono due cose diverse. Cioè, pensi al, alla tragedia dell'olocausto. Avessero prevalso i, i, i negazionisti dopo due che, che dicevano che Auschwitz era un, una specie di. Disneyland, no? dove si andava a divertirsi a dimagrire, eh, tre, quattro generazioni sarebbe stata cancellata quel pezzo di, 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 di memoria storica. Ma sarebbe stato cancellato Auschwitz? No. Se ne sarebbe, stata cancellata il, se ne sarebbe stato cancellato l'insegnamento. Il, 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 allora, la storia non è la realtà, però è un modo per trasmettere la realtà. I grandi speaker di questi tempi. Politici, eh, manager d'impresa, sono dei grandi storyteller. Pensi a quelli che hanno inventato i telefoni, no? adesso non voglio fare nomi, ma i, i, i grandi religiosi, i grandi leader del, del, del Martin Luther King, insomma, Kennedy, sono appassionatori di persone grazie al loro modo di raccontare le storie. E la pandemia ha solo esploso ulteriormente, facendo diventare tutti noi degli storyteller. Cioè cammino nel mio bosco, vedo quattro lepri, gli faccio il video e le mando a mia figlia raccontando delle cose. Questa è una piccola storia. Siamo diventati tutti dei narratori. E viva perché vuol dire che ci ascoltiamo di più. Questo è un, è un modo ottimista di vedere le cose. Assolutamente. Mm. Che possa Io essere la ri... utile. Grazie, grazie infinite per grazie averci aiutato ad entrare nel cuore dell'ascolto con questa grazie. riflessione. Grazie ad grazie Alessandro Lucchini e buon lavoro. Altrettanto, arrivederci.